che Nicolò De De Vitis e Veronica Ruggeri si sono lasciati? C'entra una famosissima cantante vista anche a Sanremo. Nicolò De De Vitis e Veronica Ruggeri si sono lasciati. La notizia è stata confermata dalla stessa Iena via Instagram, ma ora spunta un altro dettaglio. A quanto pare, a mettere lo zampino nella coppia ci avrebbe pensato una famosa cantante vista anche al Festival di Sanremo 2024. Di chi stiamo parlando? Nelle ultime settimane, i fan della coppia si erano accorti che Nicolò e Veronica apparivano insieme sempre meno. I due, infatti, hanno smesso di aggiornare i followers sul corso della loro storia d'amore. Questo ovviamente ha fatto insospettire i fan e Veronica Ruggeri stessa ha deciso di rompere il silenzio, confermando la sua rottura con Nicolò De De Vitis. Su Instagram, quindi, ha scritto: "Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, e ancora, poi, Veronica ha aggiunto. Abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio. Capitolo chiuso. Quindi? A quanto pare no. Molti si sono chiesti per quale motivo i due abbiano deciso di prendere strade diverse e ora finalmente emerge la verità. Veronica Ruggeri Instagram. Perché Nicolò De De Vitis e Veronica Ruggeri si sono lasciati? Dalle parole di Veronica Ruggeri sembrava che i due fossero arrivati semplicemente al capolinea della loro storia d'amore, come spesso accade. A quanto pare, però, non è così. A separare Nicolò De De Vitis dalla sua ex fidanzata ci sarebbe la presenza di una famosissima e avvenente cantante. Lei è stata protagonista anche dell'ultimo Festival di Sanremo e le indiscrezioni sono state diffuse da Amedeo Venza. L'esperto di gossip, infatti, ha chiarito che alla base della crisi di coppia fra le due Iene ci sarebbe Rose Villan. Nicolò avrebbe perso la testa per l'artista. Questa notizia troverebbe conferma in un dettaglio. A quanto pare, sia lui che la sua ex fidanzata Veronica avrebbero cancellato su Instagram diversi commenti dei followers. Quali? Quelli che suggerivano una fuga romantica di Rose Villan e Nicolò De De Vitis a Roma. Ma è tutto vero? Al momento, ovviamente, non arrivano conferme da nessuno degli interessati. Cosa c'entra Rose Villan? Lo scorso maggio, le Iene Show ha mandato in onda il servizio in cui Rose Villan è stata intervistata proprio da Nicolò De De Vitis a New York. I due hanno trascorso insieme ben 48 ore, diventando sempre più intimi. Addirittura, come si è visto nel servizio di Mediaset, la cantante e l'inviato del programma hanno riproposto la scena del ristorante del film Ferri ti presento Sally. Ferri ti presento Sally, la scena cult del finto orgasmo. Nel girato abbiamo appreso che fra loro ci fosse una grande sintonia ed entrambi non hanno mai nascosto una simpatia reciproca, corredata dal divertimento di quei due giorni. C'è da ricordare, però, che Rose Villan è sposata con Andrea Ferrara, vero nome di Sipsum. Anche se, leggendo i commenti cancellati, è possibile che la cantante abbia ceduto a Nicolò. In uno di questi, infatti, si leggeva: erano una bella coppia dopo che ha fatto quello che ha fatto con Rose Villan. Come accennato in precedenza, però, non è dato sapere se si tratti solamente di illazioni o se ci sia un fondo di verità.